lui come oggetto deve essere posizionato circa un metro e mezzo dalla Terra e deve essere esposto verso sud. Perché? Perché il Sole durante la stagione invernale riscalda l'ambiente, è un aiuto naturale. Ovviamente in un contesto naturale che si presta a poter utilizzare i servizi che questi impollinatori, una volta che si sveglieranno, daranno a ciò che li circonda, che possono essere fiori, piante, la frutta, alberi piuttosto che il nostro orto. Diversi oggetti. Un'altra cosa, deve essere una parete, deve essere posizionata per essere riparata dal vento. Sì. Quindi deve avere le tre pareti chiuse in modo che il vento non passi attraverso, perché altrimenti raffredderebbe, ci sarebbe troppo problema di alterazione. Poi dicevamo prima, la forma non è abbastanza contenuta, per cui potrei usare anche una taglia di recupero, tipo una cesta, piuttosto che un becco cattivo di legno. L'importante è che poi abbia un riparo all'intemperie, no? Perché un tetto un po' sporgente, che impedisce la pioggia di rientrare, e materiali posti all'interno che siano inclinati. Può lasciare questa casetta vita natural durante, perché comunque entrano anche dei parassiti, e quindi si rischia di, anziché fare un piacere alla natura, si rischia di fare un danno. Per cui ogni due anni bisogna fare un po' la pulizia della paglia. La paglia è un rifugio che predilige la coccinella, ad esempio. La coccinella, mentre la paglia la posizioniamo verso l'alto, che non pesa, troverà ospitalità e rifugio qua dentro. Poi le canne si trovano ovviamente in natura, queste sono predilette dalle api solitarie, dalle osmie. Come diceva prima Mara, devono essere chiuse da un lato, 10 cm, 12 cm massimo di lunghezza, un diametro dai 4-12 mm. Perché? Perché le dimensioni degli uccelli, degli insetti sono diverse. Qui troviamo dei tronchetti di legno. Tronchetti di legno, anche essi possono essere ospitati dalle api solitarie. Anche qui c'è una cortezza, 10 cm, 2 cm di lunghezza massima, 4-12 mm di larghezza del foro. Devono essere fatte abbastanza bene per evitare che le alipe, quando loro entrano, si rovinino. Ovviamente devono essere lisce. Questi qua li posizioneremo poi alla base. Il mattone rifugio che viene usato dal bombo, se non erro, perché è un po' più cicciottello. E poi c'è un'ape, se non ricordo, muratrice, che predilige questi ambienti qua. Anzi, ci ho dimenticato che qua, ad esempio, c'è un'ape che si chiama l'ape legnaiola, che predilige gli ambienti di legno. Si trovano in natura, ovviamente possono essere rifugi per le coccinelle, per le crisope, che sono questi insettini che sono anche lì utili, perché nello stato larvale possono mangiare degli insetti parassiti, insetti dannosi, e vengono posizzati loro all'interno. Allora, un biotelo, basso terra, come dovremmo chiamarlo, è un rifugio che l'uomo costruisce per ospitare insetti pollinatori e non solo. La forma non ha importanza, il contenuto molto di più. La forma che vediamo qua è quella che più rappresenta per noi la casa. Deve avere delle dimensioni contenute, 40 cm per 20 di larghezza, non di più, avere un tetto un po' spiovente che impedisce che l'acqua piovana, quando scende, vada a bagnare il contenuto. Lo spessore, diciamo, delle pareti deve essere un centimetro e mezzo per garantire ovviamente la tenuta della temperatura nei momenti più rigidi dell'inverno. E, come dicevamo prima, un rifugio che verrà poi utilizzato, messo in un contesto innanzitutto idoneo agli insetti pollinatori, durante la stagione fredda, che va da ottobre mediamente a marzo. Ovviamente possiamo dare spazio alla fantasia, ci sono anche tipi esemplari che si adattano ad esempio a un balcone fiorito della nostra casa, dove qui troviamo delle canne che possono essere appese, ovviamente vicino ai fiori, che possono essere appunto usate come rifugio per questi insetti impollinatori che visiteranno i nostri fiori. Che andremo a utilizzare per l'allestimento sono quelli che normalmente le api dovrebbero trovare, gli insetti pollinatori dovrebbero trovare in natura. Per cui troviamo del legno, troviamo della paglia, delle pigne e dei muri che ovviamente si ricordano i vecchi muri delle cascine. I materiali più pesanti devono essere posizionati al fondo per un discorso di equilibrio e via via andremo a posizionare i materiali più leggeri. Non c'è un ordine specifico, qui ovviamente è chi cura l'allestimento del Verso Hotel che darà spazio alla sua fantasia. Vedete che sono forati,
hanno dei fori che hanno una lunghezza massima di 10 cm, il diametro si deve adottare agli stessi che potranno usarlo, per cui dai 4 e 12 mm di diametro. Troviamo dei mattoni, anche qua quelli forati, per cui hanno il diametro totalmente fisso. Troviamo della paglia e troviamo delle pigne. E infine delle canne di bambù, che rispettano esattamente le dimensioni dei ceppi, per cui dimensione lunghezza 12 cm, diametro variabile dai 4 ai 12 mm, perché le specie che potranno essere ospitate sono più di una. Un lato, lo selvaggio fino in fondo, questa è una parete di mantusa e dei ceppi. Proprio meglio il mattone. Poi si mettono un po' di pigne così a correno, questo sta rendendo un po' più esteticamente più simpatico. Posso mettere le pigne direttamente se ci stiamo? Penso, spero ci stiamo. No. Questa non ci sta. La mettiamo poi sopra, va. Poi si può proseguire sulla parte intermedia, quindi si possono mettere le canne, poi non ha importanza il fatto che possiamo anche mettere dei ceppi, delle canne insieme, della paglia dietro, no? Che faccia un po' da... Ma poi le lascio legate perché secondo me sennò ti sfuggono tutti. Così. E dentro l'altro. Lascio un po'. Metti la pigna in mezzo, proprio poi prendi un po' di paglia di fare il contorno, perché sono un po' più anche da vestire come meglio. Guarda, posso? Sì. Un po' di paglia così, proprio da renderlo un po' veramente rustico, non so come dire. Che sia veramente un ambiente come poteva essere quello che trova l'insetto in natura. Tanto se c'è uno spazio dopo. Qualche canna di bambù giù a terra. Per ripetere la fuoriuscita dei materiali in primis, ma anche che alcuni predatori, specie degli uccelli, vengono a servirsi. Vediamo se ce la facciamo. Magari faglielo fare a loro. Ah, sì, sì. Fanno esperienza. Là ci sono le bacchettine. Andate, fate. Ci rimane che posizionarlo, ma dove posizionarlo? Beh, innanzitutto in un contesto dove intorno alle biotee ci siano delle piante mellifere, una ivona, un orto, un parco, e poi deve essere posizionato circa un metro e mezzo da terra e esposto verso sud, in modo tale che i raggi solari durante la stagione invernale riescano a scaldare l'ambiente. Molto interessante creare questo wax hotel e scoprire questa nuova forma di modo per aiutare la natura e la biodiversità, e sarà molto divertente crearne uno da tenere sul nostro terrazzo. È stato molto interessante anche scoprire che possiamo realizzare queste cose da cose che troviamo tutti i giorni in casa, come ad esempio qua un vaso oppure una pigna che cade da un qualsiasi albero, e quindi sarà molto interessante realizzarne uno a casa. Interessante vedere come con materiali di recupero che troviamo in natura, come canne di bambù, ceppi, pigne, si possa costruire un biotel che è proprio un aiuto per la natura, per l'impollinazione, quindi è facile aiutare la proliferazione di queste specie di insetti ed è divertente anche.